Ciao, oggi parliamo del perché si alza la glicemia la notte. E la risposta è che io mi chiamo Emanuele, ho 21 anni, sono iscritto alla facoltà di medicina e sono al secondo anno, ho il diabete da più di 15 anni e ho fatto il professionista nel team Novo Nordisk, una squadra composta interamente da ragazzi diabetici. Ti ricordo che se vuoi lasciare un mi piace, un iscriviti, questo per un povero malato cronico, va sempre bene. Il nemico di questo video è: perché la glicemia si alza la notte? E la risposta è molto semplice: perché fare la conta dei carboidrati non è del tutto efficace. Mi spiego meglio. Non è che non sia efficace, anzi, la conta dei carboidrati è molto efficace se tu cenassi, ad esempio, mangiando esclusivamente un piatto di pasta e verdure, senza condimento, a parte il sale. Perché dico questo? Perché la nostra dieta è composta non solo da zuccheri, ma anche da proteine e da grassi. Ceniamo esclusivamente con il piatto di carboidrati, ok? Quindi un piatto di pasta in bianco, senza niente, magari il filo d'olio ce lo metti e basta. Questo, tu conti i carboidrati specifici di quel piatto, fai la puntura per quel piatto, la glicemia resta costante perché tu hai calcolato in modo corretto quanti sono i carboidrati specifici per quel piatto. Se tu invece mangiassi, non lo so, il primo che è il piatto di pasta e il secondo che è un piatto di carne, ad esempio, la carne e le proteine, in realtà, sia di pesce, di carne, in questo caso non è importante, però il fatto che tu prendi le proteine, o di pesce o di carne, ma proteine si parla, alzano le glicemie anche dopo le 2 ore, perché la loro digestione è più lenta. Quanto la digestione dei zuccheri inizia ad avvenire già a livello di cavo orale, quindi di bocca, e termina nello stomaco, mentre quella delle proteine termina nell'intestino. Quindi abbiamo uno step in più da fare. Molecole, quando noi abbiamo, una volta sono state digerite, vengono mandate all'intestino da cui vengono assorbite. Una volta che le abbiamo mandate all'intestino e le abbiamo assorbite, gli zuccheri possiamo già metterli nel circolo sanguigno. Per quanto riguarda proteine e grassi, non sono ancora state del tutto degradate, quindi devono rimanere più tempo nell'intestino per essere totalmente degradate, ed una volta che sono state totalmente degradate, queste poi possono passare al fegato, e il fegato, che è in collegamento con il pancreas, dirà quanta insulina serve. Questo nel caso di una persona normale. Dato che nei diabetici non avviene questo apporto di insulina, significa che quando tu immetti l'insulina per i carboidrati e li contrasti, la tua glicemia resta stabile. Dopo un tot di tempo, possono essere anche 2 ore, 3 ore, le proteine degradate, che hanno quindi fornito energia, vengono immesse in circolo, e una volta immesse in circolo contribuiscono ad alzare la glicemia, dato che la degradazione finale, che sia di zuccheri, che sia di grassi, che sia di proteine, è sempre un'unica molecola, il glucosio. Quindi tutte queste conferiscono a formare glucosio, e il glucosio a questo punto viene immesso nel torrente ematico e raggiunge i vari distretti che deve raggiungere. Nel caso dell'insulina, com'è che viene contrastata? Dice: lo zucchero è in eccesso per tutte le funzioni che il corpo deve fare, in questo momento lo accumulo, che può essere accumulabile sotto forma di glicogeno, può essere accumulabile sotto forma di lipidi. Quindi, per quello che si dice, anche se mangi solo carboidrati, in grassi, perché i zuccheri in eccesso vengono poi trasformati in grassi. Quindi, ritorniamo alla domanda iniziale: perché mi alzo con la glicemia alta al mattino? Perché durante la notte? Perché durante la notte è completata la digestione di una serie di molecole che non avevi completato prima, e quindi viene immessa nel circolo questa energia che tu prima non avevi considerato nella conta dei carboidrati, perché appunto hai contato solo i carboidrati. Mentre noi sappiamo che se tu un alimento lo guardi, ad esempio, prendi, non so, una scatola di biscotti o il pacco di Nutella, dietro, nella tabella nutrizionale, noi sappiamo che quello che dà energia sono le chilocalorie e non i singoli grammi di carboidrati, di proteine e di lipidi, perché carboidrati danno 4 kcal per grammo, proteine danno 4 kcal per grammo, tra 75 e arrotondiamo a 4, i lipidi danno no 9 kcal per grammo. Allora noi sappiamo che per avere le chilocalorie totali di quell'alimento, che sono l'energia, il quantitativo di energia, visto che i kilojoule e i kilocal sono l'unità di misura dell'energia, in fisica i kilojoule misurano la quantità di energia di un determinato sistema, quindi quella è l'energia che noi introduciamo nel nostro corpo. Grazie a questo noi possiamo calcolare quanta energia sta entrando nel nostro corpo, ma non contiamo sui carboidrati. Il fatto che venga detto la conta dei carboidrati è uno schema semplicistico. Ora, spero di essere stato abbastanza chiaro, quindi ricapitolando, diciamo che ti si aumenta la glicemia perché completi la digestione di qualcosa che non è stato completato prima, e quindi vengono immessi in circolo dopo gli zuccheri, e questo porta ad alzare la glicemia. Come si può contrastare questa cosa?
o fai la puntura anche dopo le 2 ore, quindi ti controlli la glicemia ogni 2 ore, per questo ti ho detto di controllarla sempre, monitorarla, oppure cambi l'alimentazione e metti solo carboidrati. Mettendo solo carboidrati, tu sai che tu fai quello e la glicemia resta giusta tutta la notte. Spero di esserti stato d'aiuto. Il video è finito, ti ricordo di lasciare un mi piace, un iscriviti, un commento se il video ti è stato utile, e noi ci vediamo nel prossimo video.